Claudia Corinna Benetti, vieni, ambasciatrice di pace per l'ONU, che ci segue da sempre, nostra socia onoraria, un tuo saluto e anche soprattutto in questa tua veste di ambasciatrice di pace per l'ONU. Non lo so, questo microfono, forse questo provo. Intanto grazie veramente per questo invito. Di solito mi coglie di sorpresa, però quando sono arrivata mi ha detto: ma due cose le dirai, quindi sono doppiamente imbarazzata, però dopo aver sentito tra l'altro la presentazione di questo libro che indubbiamente già affascina, quindi sicuramente lo leggerò, devo dire che si colgono degli spunti indubbiamente importantissimi, non solo per il fatto di questa ricorrenza che ci sarà il 27, e che trovo certamente importantissimo non solo non dimenticare, ma far conoscere a chi non sa. Perché purtroppo viviamo in una società così fluida, se ne parla molto, ma così leggera, così priva di cultura, così, come posso dire, indifferente, ecco, che è doveroso da parte di chi sa, anche chi non ha vissuto, ma che ha avuto la fortuna comunque di approfondire e di passare serate anche come queste. Io non finirò mai di dire che veramente Antonella Sotira, con queste sue presentazioni di libri, dà a noi, ecco, quando si esce da questi eventi, si esce arricchiti ogni volta. E quindi io, con tutto il mio mal di gola, questa sera ho detto: non posso mancare, non posso mancare, perché veramente non solo ne vale la pena, ma vorrei che fossero ancora più incentivati. Oggi abbiamo un dovere ancora maggiore morale. Si parla di bambini, si parla di donne, si parla di madri. Ecco, la famiglia è lasciata, e alla famiglia sono lasciate responsabilità enormi, non solo per quanto attiene i loro figli, ma per quanto attiene proprio una realtà che va oltre, perché chi ha la fortuna di avere anche comunque bambini che stanno bene, ma coloro che hanno la sfortuna di avere bambini che comunque sono una grande ricchezza e che hanno problemi, in questo momento vengono lasciati un po' troppo soli. E questo la dice lunga. Le famiglie sono sufficientemente disgregate. Vediamo purtroppo che c'è un livello elevatissimo, 33% addirittura, di separazioni, quindi famiglie che non sono più tali, ma sono monogenitoriali, con una responsabilità che fa capo a loro. Ma che cosa avviene in tutto questo? Che i giovani e i bambini vivono una realtà prima della separazione e durante, che porta ad una certa violenza, porta ad una violenza comportamentale, porta ad una violenza verbale, a volte purtroppo a violenza fisica, se non oltre. E questo induce indubbiamente ad una grande riflessione, e devo dire che le istituzioni se ne stanno rendendo conto, tant'è che proprio il 23, quindi ieri, c'è stata una commissione, un'audizione anzi, alla Commissione Adolescenza e Infanzia, proprio per vedere come tentare di arginare e soprattutto aiutare queste famiglie. Quindi qualcosa si sta muovendo, ma ripeto, la cosa importante è veramente la famiglia, ecco, questo nucleo fondamentale, la famiglia che è sinonimo e dovrebbe essere sinonimo di benessere, di pace, di serenità, all'interno della quale noi abbiamo un dovere grandissimo di tornare a far capire qual è l'importanza della dolcezza, qual è l'importanza dell'affetto, del guardarsi negli occhi, del ritornare a trascorrere con i nostri figli, con i nostri nipoti, ma soprattutto anche la coppia, ecco, la famiglia, che torni ad essere tale, quel nucleo fondamentale, indispensabile, quella base che da sola ci può dare veramente non solo benessere, ma pace. La pace è un insieme di componenti che è fatta chiaramente di una cosa fondamentale e indispensabile, di amore. In mancanza dell'amore, in mancanza del rispetto, qualcuno ha detto fondamentale. Il rispetto è fondamentale, come tutte, non voglio parlare di valori, voglio parlare delle basi, dei fondamentali, senza dei quali non c'è assunzione di responsabilità. Ecco, noi dobbiamo essere responsabili anche per i nostri figli e anche dare l'esempio, perché la cosa fondamentale è dare l'esempio. Purtroppo è constatato, è sintomatico, che laddove
un minore vive in una realtà violenta, potenzialmente potrebbe essere un violento, e questo è terribile. Se poi pensiamo ciò che hanno vissuto, a che hanno vissuto bambini, non solo persone, non solo tutte queste persone che sono state sradicate dal giorno all'altro dalla loro realtà in funzione di follie che abbiamo detto di non giudicare, la Presidente giustamente ha detto di non giudicare, però abbiamo il dovere di renderci conto, non giudicare ma sapere con consapevolezza, per far sì che francamente questo clima anche che viviamo oggi, che non è un clima di serenità, è un clima fatto di l'uno contro l'altro armati, si quieti in funzione di un valore più grande, che è quello veramente di poter dire che possiamo essere una comunità forte, coesa, solo se ci unisce quella forza che non è solo l'amore, ma il voler costruire concretamente qualcosa che ci possa dare la possibilità di vivere non solo meglio, ma in quella pace che ritengo che meritiamo noi e coloro che vengono da noi. Grazie. Grazie Claudia, salutiamo anche l'amica Camilla Nata, giornalista, nostra socio onoraria, che quest'anno dopo tante assenze ci onora, ormai lei è inviata a Rai che è sempre in giro per l'Italia, poi dopo aspettiamo il tuo saluto e salutiamo insieme tutti la nostra presidente Ruth Dureghello, ringraziandola ancora per la sua presenza. E l'omaggio della scrittrice alla nostra presidente, grazie. Grazie veramente a tutti. Grazie. Fate una bella foto. Confermi pure. Ecco, li abbiamo sistemati. Beh, anche questo è importante, dobbiamo fare memoria, le foto ci aiutano a ricordare i momenti importanti. Saluto la dottoressa Barnieri che è arrivata, grazie Fiammetta. E allora...